Qualcuno è sicuramente in ritardo, noi stiamo facendo bene, l'Udinese sta viaggiando, diciamo la grande. Attualmente siamo le squadre un po' più fresche, aspettiamo la Juve lì, non c'ha impegni infrasettimanali di varie coppe, pertanto può concentrarsi esclusivamente sul campionato. Il Milan, anche se oggi perdeva 3-0, poi ha deciso di cambiare marcia e è andato a vincere una partita, ma niente, bisogna aspettare anche le grandi. L'Inter stessa è un'altra squadra per qualità, è un'altra squadra che lotterà sicuramente per lo scudetto. La Lazio mi auguro che possa stare in compagnia di queste. Fino adesso abbiamo fatto vedere solo la partita con il Milan, non si può fare un confronto, diciamo così, di valori. Lì abbiamo fatto molto bene, solo magari per 20 minuti, per mezz'ora, dopo abbiamo sofferto, ma adesso sai, vincere il derby, vincere fuori come abbiamo vinto noi già due partite, anzi tre, e ti dà la consapevolezza sicuramente, ti dà fiducia, e questo è un discorso che dovremmo sicuramente rimandare. Ci saranno scontri importanti ancora, mi auguro che siano sempre scontri al vertice con compagini, diciamo, forti, però adesso attualmente non si può definire ancora i valori di questo campionato. Siamo in attesa. Noi, l'ho già detto, mi sembra l'avete sentito, ho detto altre volte, considerando i valori che abbiamo dimostrato l'anno scorso, abbiamo messo vicino una rosa adeguata, aumentando di valore come patrimonio tecnico, ma non solo quello, anche fisico, perché era quello che forse ci mancava un po'. A Tuzla no, out, c'ha un problema muscolare, ha sentito qualche cosa nel quadricipite sulla parte superiore. Non credo, ma sai, lui ha fatto due partite di grande intensità, sai, già che ne fa fare già due alla settimana per il ruolo che ha, per come interpreta il ruolo, fa molta fatica. E oggi mi dispiace che gli è arrivato questo, perché sei un giocatore di questo genere qua, giocare con lui vicino, almeno per me che sto in panchina, è anche bello, so chi gli sta vicino anche nei fraseggi per le qualità che ha dimostrato, è una perdita grossa, però speriamo che non sia niente di grave.